Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Più di quello che noi abbiamo qui, nel senso che secondo lei è plausibile che in una giornata, che si dice in Europa, in una giornata come quella di oggi ci sia? Prego, Fassino. Ma dunque, la condanna di Hamas mi pare che sia assolutamente unanime. Io sono qui a Strasburgo, all'Assemblea parlamentare, ho fatto ieri il rapporto su questa crisi, su questa guerra, e nel corso del dibattito tutti coloro che sono intervenuti dei diversi paesi e delle diverse forze politiche sono stati molto netti. Non ci può essere nessuna giustificazione e non ci può essere neanche, io lo dico, il ragionamento che ha fatto su Mauro che ho sentito, non ci può essere neanche, diciamo, l'alibi vicende, delle ingiustizie subite dai palestinesi, perché in questi anni ingiustizie palestinesi ne hanno subite, no? Penso all'espansione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, costanti e continui, penso a soprusi che hanno subito, ma ogni volta che questo sopruso è avvenuto, la comunità internazionale li ha censurati, a partire dagli stessi Stati Uniti. Gli Stati Uniti spesso hanno protestato contro Netanyahu per l'estensione degli insediamenti in Cisgiordania. Quindi invocare, diciamo, i problemi che si sono posti verso i palestinesi, quasi come un parallelismo con quello che è accaduto in questi giorni, non ha alcun senso, perché in questi giorni è successo qualcosa che va al di là, certo, perfino della questione israelo-palestinese. Siamo di fronte a un gruppo terrorista, perché questo è, che ha fatto un'azione di guerra e terroristica, di massacro verso, indiscriminatamente verso i civili, con i bombardamenti sulle case delle città israeliane, con l'irruzione nelle case da parte delle loro squadre che sono entrate nel territorio israeliano, e quando sono entrate a casa hanno ucciso tutti quelli che erano lì, con il massacro dei bambini nei kibbutz, cioè, no, con il rapimento degli ostaggi, di cui, certo, dobbiamo sapere, non sappiamo bene qual è la sorte e l'esito. Allora, tutto questo non può essere giustificato in nessun modo, e non si può dire sì, ma il contesto, no, il contesto non c'entra nulla. Un secondo, Fassino, dice Schiavulli. Dice aggiungo una cosa, che ha ragione, sì, Battista. Se Hamas è diventata, se Gaza è diventata una prigione a cielo aperto, ma la responsabilità è di chi ha gestito in questi anni Gaza. Gaza non è più israeliana dal 2005, certo, da quando Sharon decise il ritiro. Col famoso ritiro unilaterale. A Gaza Hamas ha sempre impedito ad Abu Mazen e all'autorità nazionale palestinese di esercitare quel ruolo che sarebbe legittimo, e li ha sostituito Abu Mazen, ha sostituito l'autorità nazionale palestinese.